Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di ufficialità di mercato. Questo è l'ultimo video dell'ufficialità di mercato di questa sessione invernale. Dopo questo video, o comunque dopo gli ultimi video che usciranno in questi giorni, uscirà, registrerò prima e poi usciranno anche i pagelloni delle 5 squadre calabresi, quindi il voto, riassumerò i vari colpi, le cessioni e andremo quindi un po' a parlare di quello che è stato il mercato con tutta calma e tranquillità. Detto questo, partiamo subito quest'oggi con il parlare di tre notizie in tre squadre diverse: Crotone Regina e Vibonese. Partiamo dal Crotone perché è ufficiale, Jakubiv trova una sistemazione. Torna dal prestito Jakubiv che in questa prima parte di stagione ha militato nella Lucchese, ma così come Schimmetti, tra le altre cose, che è tornato al Catanzaro per andare a fare un'esperienza di alla Lamezia Terme, Jakubiv ha trovato molto poco spazio in quel di Lucca. E quindi si è deciso di farlo tornare dal prestito, decisione più che corretta, e adesso si accasa ufficialmente l'Atletico Fiuggi, quindi si sposta in girone F di Serie D, difensore classe 2002, proveniente dal settore giovanile del Crotone, giocatore di buona prospettiva che in questi ultimi anni sta facendo diverse esperienze in prestito, giocatore su cui la società vuole evidentemente puntare, per cui diverse esperienze come dicevo, in altre squadre, e sono contento del fatto che sia andato in Serie D perché sicuramente al Fiuggi può trovare più spazio rispetto che alla Lucchese dove ha giocato col contagocce. Quindi assolutamente, assolutamente contento proprio per una crescita del ragazzo che va comunque a affrontare un campionato, quello di Serie D, assolutamente difficile perché poi la Serie D non è un campionato semplice come si possa pensare o come si potrebbe pensare. L'altra notizia ufficiale, sempre in questo caso in una squadra calabrese in uscita, è quella di Recici, difensore classe 2002 che torna al Regina dal prestito alla Lamezia Terme. Recici che l'anno scorso è stato protagonista del campionato Primavera, mi ricordo era anche il capitano della Primavera della Regina. Quest'anno ha fatto questa esperienza alla Lamezia, non del tutto positiva, ha trovato poco spazio e non ha convinto i diversi mister. E lui stesso, per evidentemente trovare più spazio, ha voluto rientrare alla base. Regina che lo gira al Gravina, quindi si accasa nel girone H di Serie D. Difensore classe 2002 anche per lui, anche lui così come Jakubiv. Giocatore molto intrigante, ripeto, con personalità, un buon difensore che non ha saputo esprimersi al meglio alla Lamezia, ma per vicissitudini abbastanza legate anche alla società, perché poi la Lamezia ha vissuto un periodo in quest'annata abbastanza particolare con vicende un po' così, però alla fine mi aspetto molto da lui perché è un buon calciatore, ha buona prospettiva e speriamo che possa trovare continuità, che è quello che serve a lui, così come a Jakubiv, al Gravina in questo caso, in questa seconda parte di stagione, ovviamente formula del prestito dalla Regina. E detto questo, l'ultima notizia invece è un colpo in casa Vibonese perché ufficiale arriva direttamente dal Catanzaro, Curiale. Giocatore che in realtà si è svincolato da Catanzaro, se non mi ricordo male, anzi no, è arrivato a titolo definitivo da Catanzaro, attaccante classe 1987 che quindi accetta finalmente la proposta della Vibonese. Come dicevo, arriva a titolo definitivo, non sono state svelate le cifre di acquisto, però è certamente un rinforzo over importante per una Vibonese che, vista la squadra molto giovane, aveva bisogno di inserire in rosa degli over un po' in tutti i reparti, cosa che ha fatto, e per il reparto offensivo arriva un attaccante di grande esperienza come Curiale che in Serie C in queste categorie ha sempre fatto discretamente bene. A me è un giocatore che negli ultimi anni non ha mai convinto, lo vedo molto sulla via del tramonto a livello della sua carriera calcistica, spero di sbagliarmi, però lo vedo molto sulla via del tramonto. È un giocatore comunque che in questi ultimi anni a Catanzaro non ha saputo esprimersi. La Vibonese lo aveva cercato già in estate, lui era determinato nel rimanere a Catanzaro, poi è rimasto fuori rosa, reintegrato in rosa con una diminuzione dell'ingaggio, adesso a gennaio viene ceduto finalmente alla Vibonese, nonostante le diverse pretendenti presenti nei gironi di Serie C, la Vibonese ha strappato l'ok di Curiale e se lo porta quindi al Vibo Valentia. Può essere un valore aggiunto importante sicuramente. C'è da vedere a livello fisico e a livello mentale come approccerà questa nuova esperienza che è fondamentale per un suo rilancio, perché Vibo Valentia è per Curiale un'opportunità di rilancio dopo ultime annate deludenti, perché diciamocelo chiaro,
Curiale negli ultimi anni ha deluso le aspettative a Catanzaro, quindi dovrà essere in grado e dovrà essere bravo lui a rifarsi e dimostrare invece che è un giocatore che ancora può dare tanto. Speriamo che sia effettivamente così, perché vorrà dire che la Livornese ne potrà solo che giovare. Vediamo un po' se effettivamente riuscirà a dare quella mano che tutti ci aspettiamo, ma che, ripeto, non so se effettivamente riuscirà a dare, perché ormai è arrivato, secondo me, un po' al punto più importante della sua carriera, quindi più di questo penso che non riuscirà a fare. Però, al di là di questo, speriamo ovviamente di no. Spero di essere smentito. A questo punto io concludo quel video. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!